Piselli e carote. Allora, c'è scritto è in tedesco, quindi non so leggerlo. Piselli e carote finis. Abbiamo del cidro di mele biologico artigianale. Poi abbiamo cipolle in agrodolce. Poi abbiamo un po' di doni, oggi pomeriggio. Abbiamo bocconcini di funghi porcini. Ho portato del tonno in scatola e degli spaghetti barilla. Ho portato un po' di roba da poter utilizzare anche col tempo, ecco, tipo olio, pasta, e lunga conservazione, in poche parole, ecco. Questo progetto è partito grazie a un'idea di Don Emanuele, che dice come possiamo vivere la Quaresima quest'anno con i bambini. Cosa ne pensate voi se rinunciate voi qualcosa a favore di qualcun altro? È stato bellissimo, una bambina il mercoledì successivo, proprio il giorno di inizio della Quaresima, è arrivata con una scatola di merendine e ne aveva mangiate lei 4 e le altre 4 aveva deciso di donarle, di rinunciare, quindi di fare una piccola rinuncia e di condividerle con qualcun altro, quindi di donarle con qualcun altro, e le ha portate sull'ape. Che glielo spiega? Vai tu, Edo, perché chi ne ha bisogno è... Noi abbiamo tantissime cose, allora chi non ha tante cose noi le doniamo, così anche loro possono avere un po' di cose speciali, tipo. Ma ce n'è tanta, ragazzi, mica finisce qua. Cipolle borettane. Ah, guarda cosa abbiamo anche qua. Abbiamo il famoso fagiolo di Sorana. E poi ce n'è ancora, olive nere. Una volta che lo sportello viene chiuso, Don Emanuele parte con l'ape e lo porta proprio a destinazione di una famiglia che è stata prescelta per quel giorno. Alcune famiglie si sono annunciate perché stanno vivendo un momento di difficoltà e altre famiglie sono state annunciate dalla San Vincenzo. 3, 2, 1. Che bello donare!